non va oltre l'1-1 casalingo il Manfredonia contro un Gragnano in 10 per quasi tutto il secondo tempo. Un primo tempo con poche emozioni, infatti all'ottavo Gragnano in avanti, lungo lancio per Napolitano che entra solo in aria, si trova di fronte a Grasso che respinge il suo tiro, poi allontana definitivamente Esposito in fallo laterale. Un minuto dopo al nono, sulla rimessa della palla in gioco, Monsour di testa mette in rete, ma sulla linea salva De Giusa. Dodicesimo, il Manfredonia è pericoloso in avanti. Sulla fascia scende Esposito che mette al centro un'ottima palla e la forgia, manca di poco la deviazione a rete. 37esimo, Gragnano in avanti, Grassama si libera del suo marcatore e tira a rete, la palla è facile preda del portiere Sipontino. 42esimo minuto, si infortuna Gatto che lascia il campo anzitempo, al suo posto entra la Monica. Nella ripresa al quarto minuto Gragnano subito pericoloso, Formisano scende dalla sinistra, crossa al centro per la Monica che in semirovisciata manca poco la porta. Quinto minuto, Cioffi cade in aria simulando la caduta. Il signor Arace lo ammonisce per la seconda volta e decreta la sua espulsione, lasciando la sua squadra in 10 per tutto il secondo tempo. 27esimo minuto, il Manfredonia si rovescia in avanti, ma la forgia si fa trovare in fuorigioco. 29esimo, Manfredonia in vantaggio dalla destra, Rinaldi vede libero la foggia dall'altra parte del campo, lungo lancio che serve l'attaccante biancoceleste, il numero 11 si aggiusta alla palla e con un bel tiro batte alla sinistra il portiere ospite Giordano. Manfredonia 1, Gragnano 0. Non dura molto il vantaggio, si continua infatti al 36esimo, il Gragnano in 10 uomini pareggia, la Monica dalla destra tira ed il portiere ribatte la palla che giunge sui piedi di Gassama, subito pronto per ribattere in rete. Manfredonia 1, Gragnano 1. Due punti persi per la squadra di Baratto che poteva addirittura uscire dalla zona play-out con una vittoria. Ora c'è una lunga pausa per le feste natalizie e si riprenderà poi il 7 gennaio quando il Manfredonia farà visita alla Turris.